1822, Torino. Nel mastio dell'antica cittadella, la stella fortificata che proteggeva la città, è istituita la prima scuola allievi carabinieri. Lì entravano i giovani volontari che non sapevano nulla della vita militare, ma che dopo un severo addestramento che poteva durare anche più di un anno, ne uscivano con la fiammante uniforme blu dei carabinieri reali. I carabinieri erano nati nel 1814, appena 8 anni prima. E la nascita dei carabinieri è una storia strana, una storia curiosa, quasi una favola. E come tutte le favole, inizia con c'era una volta un re. Eccolo il nostro re. Si chiamava Vittorio Emanuele I ed era il sovrano del Regno di Sardegna, un piccolo stato che comprendeva, grosso modo, il Piemonte, la Savoia, Nizza e l'isola di Sardegna. Il fatto è che nel 1814 Vittorio Emanuele I non se la passava troppo bene. Certo, abitava nel Palazzo Reale di Piazza Castello, non esattamente una topaia, ma nelle casse dello Stato non c'era un soldo e l'economia era a pezzi. Il nostro povero re era, come dire, in braghe di tela. No, diciamocela tutta, era in mutande. E per scoprire perché il re era in mutande, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di una ventina di anni. All'epoca Vittorio non era ancora re, era un giovane principe di belle speranze che faceva una vita da principe, ovviamente, servito e riverito. Passeggiate a cavallo nella grande tenuta della Veneria Reale, un po' di musica con i pezzi della hit parade dell'epoca, tombolate, svaghi vari, un po' di salto della cavallina, insomma, una bella vita. Ma nel 1789 il mondo non fu più lo stesso. A Parigi scoppia la rivoluzione e la rivoluzione portò la guerra in tutta Europa. Nel 1796 un esercito francese attraversò le Alpi e calò in Italia. Alla sua testa un giovane generale affamato di gloria, Napoleone Bonaparte. E quando Napoleone attaccò, non ce ne fu per nessuno. In 4 anni l'Italia fu ai suoi piedi. Il nemico me lo mangio con la panna e coi cialdon. Napoleon, Napoleon, Napoleon! Torino fu invasa. Il re e la corte scapparono nell'unico pezzo di territorio rimasto ai Savoia, la Sardegna. Nel 1802 il nostro Vittorio Emanuele divenne re, ma dovette rimanere a Cagliari ancora per molti anni, sempre pensando al suo Piemonte, fino a quando... Nel 1814 Napoleone è sconfitto e Vittorio Emanuele può finalmente lasciare la Sardegna e fare ritorno a Torino. Ma dopo il trionfale ingresso in città, per Vittorio c'è una bruttissima sorpresa. Il palazzo è stato depredato, le casse sono vuote. I francesi si erano portati via tutto. Ed ecco perché abbiamo conosciuto il nostro re in mutande. Il suo regno era tutto da ricostruire. Bisognava rimettere tutti gli ingredienti nel pentolone dello Stato. Le istituzioni, le leggi, le finanze, la cultura, l'economia, l'esercito e la marina. Tutto, insomma. Per di più, la povertà affamava le vedove e gli orfani. Soldati sbandati e vagabondi giravano per le campagne. Le strade erano infestate dai briganti. La fortuna di Vittorio Emanuele I fu la gendarmeria, un corpo sceltissimo che Napoleone aveva introdotto in Piemonte per controllare il territorio. E cosa ti fece Vittorio Emanuele I? Prese la gendarmeria, le cambiò nome e uniforme e la trasformò nei carabinieri, che divennero lo strumento per garantire la rinascita dello Stato in tutta sicurezza e che accompagnarono da allora la storia della nostra Italia. Insomma, come nelle migliori favole,
vissero tutti felici, contenti e protetti. Alla fine della fiera, Di Vittorio è la morale. Non alzar bianca bandiera se le cose vanno male. Guarda in alto e i pugni serra. Col valore e anche fortuna, oggi hai il sedere a terra, ma domani sei sulla luna.